Eccoci qua ragazzi, buonasera, bentornati all'Arena del Marino. Questa sera andiamo a vincere. Vi dicevo, questa sera andiamo a vincere perché un po' stufo degli ultimi risultati poco soddisfacenti dal lato competizione. Questo mazzo è costruito per portarci al vertice. Ah, sì. Questo mazzo, lo vediamo insieme, è un qualcosa che rimane davvero tosto da battere. E ve lo dimostrerò nel prossimo evento che andiamo a affrontare. Deporre le armi. Classico esilia creatura. Impulso di salvezza. Tu e tutti i tuoi permanenti avete antimalocchio, inoltre si previene tutto il danno che le fonti nere e rosse infliggerebbero alle tue creature. L'iniziato. Puoi far sì che un incantesimo o un artefatto fastidiosissimi escano finalmente dal campo di battaglia, sacrificando dei segnalini più uno più uno. Come li otteniamo i segnalini più uno più uno? Andiamo a vederlo. Voce dei benedetti, ogni volta che tu guadagni un punto vita, gli dai più uno più uno. Fin tanto che la voce dei benedetti ha 4 più segnalini, ha anche volare e cautela. Se addirittura arriva a 10, diventa indistruttibile. Altro removal, assenza fatidica, distruggi una creatura, un planeswalker, via, e fai indagare il suo proprietario, il catarro brutale, fortissima. Quando entra in campo, esili una creatura controllata dall'avversario, fin tanto che il catarro stesso rimane sul campo di battaglia. Lo stesso lo fa nel momento in cui dovesse divenire notte, diventa bruto, torna a catarro. Quando è bruto, ha attacco improvviso, 3 punti vita come Egida, 3-3. Quindi carta, insomma, famosa, ormai conosciuta. La ministra, la tappi, più uno più zero, guadagni un punto vita, che insieme, ovviamente, alla voce dei benedetti, matcha. Alla meraviglia, veterano, stessa questione, torna tra l'altro in campo, ti dà il punto vita e fa pompare la voce. Vabbè, la vendicatrice, ne vogliamo parlare? Non ve la racconto neanche. Esemplare di serra, fa tornare le tue creaturine dal cimitero, una per turno, e poi l'imperatrice, ovviamente, che è una carta che difficilmente in un mazzo white può mancare. Serafino. Serafino è forte, c'è poco da fare, già solo la possibilità di poterlo evocare in due modi a prototipo, piuttosto che 5-4 a volare, e gli dai a lui o ad altri cautela, legame vitale, piuttosto che a sua volta volare. Insomma, dai, lo conoscete. Ci siamo, 24 pianure, e si va ad affrontare in questa fantastica serata autunnale il primo avversario. Quindi, evento standard, a sto giro lo facciamo nella sua versione classica che abbiamo utilizzato sempre, al meglio di una partita. 7 vittorie per portare a casa la gloria. 2500 piccioli l'obolo. Andiamo a selezionare il nostro live gain e lo inviamo così che siamo pronti per iniziare l'evento standard di questa sera. Primo avversario. Vediamo di chi si tratta. Di chi si tratta? Anti-Yuta 1312. Bel gatto ciccione. Ok, abbiamo due iniziati che si pompano avendo addestramento nel momento in cui una creatura più forte a livello di forza attacca insieme a loro. Due imperatrici Serafino. L'avversario gioca per primo, ci permettiamo un mulligan. Ok, molto meglio. Serafino, assenza fatidica, impulso di salvezza che preserva tutte le nostre creature ed eventualmente noi stessi. E soprattutto il veterano Lunarca, fortissimo, fortissimo. Teniamo 6 e buttiamo da dove è venuta una delle nostre pianure. Vai!
bianco verde, porta a casa il primo punto vita. La prima nuova che abbiamo buttato via, ci è ritornato. Veterano. Sul bianco verde non ci aspettiamo un removal così presto. Tanto che arriva un qualcosa che matcha alla grande con magie, incantesimo classico bianco verde. Facciamo che giocare la pianura, facciamo che mandargli Kami, ma con calma, intanto assenza un istantaneo. Abbiamo il nostro Kataro per eventualmente rimuovere dal gioco un'altra creatura e parte con i suoi incantesimi. Quando toccare il reame degli spiriti entra nel campo di battaglia, esilia fino a un artefatto, una creatura avversaria finché rimane in campo. Vabbè, e poi a incanalare. Quindi ci frega la nostra creatura? Non credo proprio. Perché direi che il veterano averlo giù male non fa. Quindi tu e i tuoi permanenti rimangono lì. E tu ti vai a mettere Kami sotto il tuo incantesimo. No, ok, puoi scegliere anche zero. Va bene. Ok. Dice degli spiriti del campo di battaglia, esilia fino a... Ok, fino a... non è né rossa né tantomeno nera, quindi non preveniamo nulla. Nessun bloccante. Ok. Allora, con l'iniziato, eventualmente più avanti nel gioco, potremmo anche pensare di fargli fuori. Costui... No, perché non serve a nulla, ma qualsiasi altro incantesimo vada a giocare. Quindi pianura e direi che, ma sì, già il Kataro potrebbe essere una buona soluzione di gioco. O aspettiamo, giochiamo l'iniziato e ci teniamo assenza fatidica per rompergli le scatole. Sì, facciamo così, il Kataro lo teniamo ancora lì un attimo. Sì, attacchiamo, tanto non difenderemo e terminiamo. Ok, vediamo Antiyuta 13-12 cosa gioca a questo punto. Ok, va bene. Il regno della verità dà +1/+1 fino alla fine del turno alla creatura per tutti gli incantesimi e o gli artefatti che controlli. Lo fa per due volte, dopodiché entra sul campo di battaglia sotto forma di ritratto di Michiko e è una creatura 0-0 che prende +1/+1 per ogni artefatto incantesimo che c'è in campo. Quindi lui adesso ha un bel 6-6 che spera di poter sfruttare per farci del gran danno, ma noi facciamo che farlo fuori. Ok, indaga, quindi di conseguenza un indizio verso tecnici per spingere. Ok, ottimo direi. Ottimo, perché la voce match decisamente con il veterano e si inizia a pompare. Perfetto, non ha nessuno a cui dare il +1/+1 tra i suoi e quindi ce lo dà a noi e gioca il compagno che lo fa pescare. Va bene, molte carte in mano. La comunione con gli spiriti ti fa guardare 4 carte, puoi rivelare una carta incantesimo terra scelta tra esse e aggiungere alla tua mano. Si è preso il naturalista che con il nostro Kataro ti faremo fuori alla prima occasione. Quindi, Serafino. Fortissimo questo Serafino. Prendiamo punti vita qui. Facciamo così, dandogli legame vitale. Così che... Ah no, ho sbagliato. Che stupido.
Vabbè, grosso errore. Vabbè. Non so cosa ho pensato. Ho pensato che si pompasse lui e non nell'iniziato. Vabbè, fa niente, fa niente. Poco male. Ok, naturalista. Poco male, poco male. Allora, giochiamo il nostro veterano Lunarca. Va bene, giochiamo il Cataro del portale, portandogli via costui. Diamo a questo punto, sì, direi proprio legame vitale ancora, o no, no, volare, volare, perché vorrebbe dire fargli davvero tanti danni. E con loro 3, destramente, diventa 3-4, quindi o para con 2, oppure prende, va benissimo. Dovremmo essere su sul cavallo a questo punto, perché avendo diverse creature che volano, non vedo cosa possa inventarsi mai. Esatto, esatto. Primo scalino, diciamo, saltato a pie pari, dimostrato chiaramente la competitività del nostro nuovo mazzo. Finalmente l'abbiamo scelto apposta, perché non se ne poteva più di presentarvi mazzi simpatici, carini, con meta non scontati, ma che non fossero competitivi. Qui troviamo un mazzo comunque non banale, non è in tutti i siti che aprite, non vi salterà fuori, e anzi, non semplice da trovare. La base l'ho scoperta giocandoci contro, in realtà, e poi l'ho un po' testato, modificato e ottimizzato secondo quello che è il mio modo di giocare, il mio gusto. E sembra essere davvero davvero un mazzo interessante, ma se la prima dei polli quando si perde, lo è anche quando si vince. Conseguenza, andiamo verso la seconda partita. Deporre le armi, esilio una creatura bersaglio con valore di mana pari o inferiore al numero di pianure che controlli, dai 3 punti vita al tuo avversario. Iniziato l'abbiamo visto fino adesso. La ministra, la tappi, una creatura prende più 1 più 0 e guadagni un punto vita. Senza fatidica, remove il classico e Serafino, non ha bisogno di presentazione. Partiamo, giochiamo per primi e andiamo subito con la ministra. Portiamo a casa punti vita come se non ci fosse un domani qua. Vediamo, sempre che non ce la faccia fuori al primissimo turno. Ok, di solito quando si parte con una montagna si ha di fronte un mono rosso. Va bene. Terra. Iniziato. Granzoso. E direi che per adesso... permette di fargli fuori qualsiasi creatura di gioco in questo turno. Esatto. Ah, ma è stregoneria a deporre le armi. Che stupido. Va bene, ci prenderemo questi 3 danni. Ok, allora, quindi facciamo in modo che costui ne vada. Facciamo più 1, più 0 qua e ci prendiamo un punto vita. Ok. Dopodiché abbiamo assenza fatidica. Potete aspettare. Quante carte hai in mano il nostro avversario? Sembra che ne abbia più del dovuto. Ok, lancia rapida. Ci fa fuori l'iniziato. Vabbè, prenderemo i nostri 2 danni. Inez!
è un indizio quello che ti ho dato, caro Mirkinez. No, un serafino. Gli diamo un legame vitale, perché no? Ci portiamo a casa un punto di vita e facciamo un danno al nostro avversario. Vediamo cosa gioca. Vediamo cosa gioca. Vediamo cosa gioca. Diciamo che in un mono rosso l'indizio è un buon vantaggio che gli abbiamo messo a disposizione. Il punto è sempre mantenere stabilità e punti vita fin tanto che non finisce le sue carte. Oh, ok, quell'esemplare di Serra si può andare a ripescare esclusivamente nulla, perché è stato esiliato il nostro iniziato. Ok, quindi giochiamo un altro serafino che convince assolutamente a questo punto. Benissimo, facciamo che il nostro serafino si prende il facciamo che il nostro serafino si prende legame vitale, sì, e si prende anche cautela, legame vitale, cautela. Chiamo. E va bene, poi stupidamente non gli abbiamo dato +1/+1, perché è attivabile come una stregoneria. Vabbè, fa niente, dai, prendiamo adesso un ulteriore punto vita. Ok, lui questa sera sono distratto, piccoli errori che non condizionano probabilmente il risultato, ma che danno decisamente fastidio. Va bene, la bellicomanzia. 5 danni a una creatura, guarda le prime X carte dove X è il danno e te ne metti in tasca una. Ok, allora... attaccato anche con l'incisione, quindi direi che abbiamo sufficienti punti vita per ci permettere di prendere tutti i 5 danni e non rischiare il nostro serafino. Qui continua ad esiliare questo personaggio. Vai, voce! Diamo legame vitale e attacchiamo. Pian piano. Pian piano teniamo vivo l'avversaria, sfrutterà l'occasione per giocare una stregoneria, un istantaneo, giusto? +1/+1 sull'avversaria sanguinaria, esilia fino a 3 carte istantanee o stregoneria di taglio e le giochi. Ok, 5 danni, dopo la recuperiamo con l'esemplare di sì. Ah no, è vero che le esilia. Va bene, giochiamo l'esemplare, prendiamo sempre il nostro legame vitale e ci riportiamo a casa 3 punti. E vediamo come procede. La fonderia diventa un addetto 2-2 al montaggio. Anche lei è fastidiosa. A un certo punto della partita può diventare veramente un dito nel sedere. Cari i miei amici giocatore di Magic, va bene, qua devo per forza di cose parare, quindi che io pari il più forte o il più debole tra tutti
proprio gambia, quindi farei così, decisamente. Così gioca il suo istantaneo. Ok, va bene. Ce lo aspettavamo, ma dovevamo preservare i nostri punti di realtà a tutti i costi. Ok, quindi l'iniziato, la punitrice, via, il signor legame vitale, e andiamo. Il nostro Serafino sta tenendo duro. Bisogna capire pian piano cosa continua a fare da cappello questo personaggio, ahimè, comunque ben messo. Ok, forza di cose. Quindi abbiamo qualcosa del genere. Vediamo ciò che pescheremo. Oh, questo mi piace. Questo mi piace moltissimo. Cautela e legame vitale. Entrambi allo stesso, ovviamente. Cautela e legame vitale. Benissimo. Questo è buono. Questo è buono, che inverte le posizioni. Lui va 7, lui è 9. Ok, Feldon entra. Ok. Bene, non ha più nulla in mano. Perfetto. Noi 3 punti danni, qua ce li prendiamo senza problemi. Se il turno di rimuovo scegli una di quelle carte, fino al turno la puoi giocare. Esatto, infatti facciamo così. Ti serve un mana. Ce l'aveva di lì. Che culo. Baciati dalla fortuna. Perché ancora una volta distratto. Perché probabilmente l'avrei fatto comunque. Ebbene, ce li prendiamo tutti. Non ci interessa bloccare in nessun modo. Ah no, però prende più 2, più... No, ma che somaro! Ma si può essere così somari? Che somaro! Incredibile quanto io sia somaro! Ma roba da non credere! No, ragazzi, non guardate più i nostri video perché veramente... Porca miseria! No, stasera non ci sono con la testa, ragazzi. Fa niente. Una sconfitta. Via, dimentichiamocelo, concentriamoci. Da adesso in poi concentrato. Marchino, concentrato. L'arena è per forza di cose un luogo dove stare concentrati. Non ci si può permettere di fare queste cazzate. Bello, dimostriamo il fatto che Magic sia un gioco che non fa sconti, dove tutto va valutato, e porca miseria, viene facile farlo nel momento in cui si gioca con il cartaceo dal vivo, perché è più macchinoso, è più diciamo lento, ti permette maggiormente di pensare e ragionare, di essere concentrato sul gioco stesso, sulla mano, sulle carte, sul tuo avversario. Molto più difficile farlo quando si gioca ad arena, dove gli automatismi, anche solo la gestualità col mouse,
ti frega e ti fa andare avanti così a sprombattuto senza pensare più di tanto a quello che sarebbe bene fare. Porca miseria, va bene, l'ho fatta lunghissima. Intanto questa è la miglior mano che si possa avere per iniziare a giocare una partita con questo mazzo. Quindi ok, terminiamo il turno e vediamo cosa combiniamo. Esilium veramente non terra. Fin tanto che quella carta rimane esiliata, il suo proprietario può giocarla, però costa 2 in più. Va bene, perfetto, ce lo facciamo andare bene per forza. Ok, il ferro picco. Ogni volta una creatura leggendaria entra nel campo di battaglia, puoi far diventare il ferro picco un artefatto. Diventa un equipaggiamento eredità degli eroi. Equipaggi con 3 e dà più 3, più 3. Perde tutte le altre abilità. Va bene. Va bene, allora. A questo punto diciamo che potremmo far rigiocare la voce. Andiamo alla limitatrice. Esatto, da tenere buona. Da tenere buona. In un secondo momento, quando dovremmo essere sicuri che lui non abbia delle maledette counter. Ok, Teferi, classico. Scegli fino a un artefatto bersaglio, fino a una creatura bersaglio o fino a una terra, la stappi e guadagni 2 punti vita. E se no, guardi le prime carte, ne aggiungi una a tua mano e poi a meno 7 speriamo che non ci arrivi mai. Detto ciò, rimane sempre con 2 mana disponibili, il maledetto. Così. Facciamo così e direi che uno lo possiamo più giocare. Vediamo se ce lo counterizza. Facciamo usare facciamo usare le counter, che male non fa. Teniamo un po' a bada Teferi. Payback's coming. Vediamo se prima o poi gioca una creatura. Se ne ha. Va bene. Pesca. Porta a casa 2 carte. Eventualmente la terza carta con Teferi. Scappa per tenersi buona l'ennesima carta. Va bene, allora noi giocheremo ancora il catalogo. Ah, era una finta. Era facilmente una finta. Vabbè, facciamo così. Prendiamoci un punto vita. Vabbè, non fa. E teniamo a bada di nuovo Teferi. Ah, guarda perché cosa si è tenuto buono. Perché cosa se l'è tenuto buono? Va bene, vediamo. Inizia. Così via tutto. Va bene. Prendiamo qualche punto vita, che male non fa. E giochiamo quasi quasi. Quasi quasi. Penso faccia mai.
Potremmo la mettere in cima e in fondo sul mobile. Oh, che fastidio. Facciamo in cima. Si è fatta lunga qua la situazione. La vedo grigia. Ma come ho potuto perdere la partita di prima in quel modo? Ma veramente, ma che somaro, ma... Dai, inutile continuare. Sai che... mi ha rotto le palle. Lo tenevo per un... qualche kraken lì, come si chiama, il granchio. I suppose that's how it was meant to come. Nothing like a change of plans to keep things fresh. Teferi che rallenta il tramonto. Va bene, l'abbiamo ripescata. Chiamo. Due mana. Fa sparire, prendiamo, ma lui ha dissipare. Vedo dura, qui c'è ancora 39 carte. Penso che sarebbe l'unico modo per vincere, probabilmente arrivare. Guarda, questa è bella. L'impulso è bella. Carina, molto carina. Non abbiamo bisogno di carte da mettere giù, ma. Oh. Serviamo la nostra voce. Ok, è usato un sacco. Peccato che poi la pescherà di nuovo. Qui ho fatto la mana per farci le creaturine fastidiose. E vabbè. Dai, non ce l'hai un'altra gara. Se l'aveva, ma si può. Ecco qua, è una cosa qua, la balla del tavolo. Va bene, va bene, va bene. Porca miseria. Vabbè, qui c'era poco da fare. Prima l'abbiamo buttata via. Vediamo di combinare qualcosa di buono con quest'ultima possibilità che l'evento standard ci concede d'avere. Guarda che bel paesaggio, gli errori non esistono, e sto cavolo, esistono solo i casi accidentali che fortunatamente ti portano a scoprire nuove strategie. Beh, dai, visione ottimistica, sembra che sia uscito il suggerimento apposta per noi, ragazzuoli. Lonely Boy. Ok, un'ottima mano per iniziare. Bene. Vai, subito con... cosa conviene giocare? La ministra o l'iniziato? L'iniziato, sì. Ci sta. Andiamo a Lonely Boy, se giocherà mai. Okay. Non basta bene, allora. E ok, guarda. Terminiamo il nostro turno. Abbiamo il nostro impulso. Va bene. Facciamo così. E passiamo. Terra. Ennesima palude. Le distese desolate. Quando muore, perdi due punti vita e quindi guadagni. Se usiamo di porre le armi, guadagna 5 punti vita. Porca miseria. Porca miseria. Vabbè, allora, diciamo che è il momento di farlo.
spaventare. Sì. Sì, che fa. Benissimo. 20-20, palla al centro. Abbiamo iniziato prima, abbiamo pari numero di terre. Me l'ha incantato. Ma io perché non ho aspettato questo turno per poter usare l'impulso di salvezza che lo fregavamo? Permanente incantato non può attaccare o bloccare. Quindi è qua così. In più, ciò che distrugge un incantesimo l'abbiamo mandato a farsi benedire. Furbizia, eh? Furbizia. Vabbè, lo rigiochiamo. Lo rigiochiamo. No. Preserviamo. Preserviamo l'impulso di salvezza. Impariamo dai nostri sbagli. Facciamo sì che sia una nuova strategia. Come ci suggerisce giustamente il signor Magic Arena. No, comunque stasera proprio non... NCS non ci sono, eh. Beh, comunque è vero, dai, indipendentemente da tutto. In Cuba 3. Bisogna imparare a fare grande attenzione. Grandissima attenzione. Grandissima attenzione. Ok, gli spariamo una bella imperatrice se ci attacca. Porca miseria, ma anche le abilità, pensate, le sue abilità attivate non possono essere attivate. Però questa non è un'abilità attivata, però non può bloccare, quindi non serve a niente. Ligame vitale, esilia il bevitore, incuba 2. Va bene. La perfezione scolpita. In Cuba 2 i pirixiani che controlli prendono +1/+1. Va bene. È incubato, è incubato. Oh! Stai esiliato. I've learned much during my travels. Let me show you. I am almost sad to see. Caro mio, stai esiliato. Esiliato. Mettiamo +1/+1. I have got new moves to teach you. Ancora qualcosina. E partiamo con entrambi. Grazie all'addestramento. Così glielo succhiamo. E da cosa possiamo togliere i sì? Muovi due segnalini +1/+1 tra che trovi controlli per distruggere un artefatto, un incantesimo. Ah, dovrei togliere uno a lui e uno a lui. Per adesso direi che non è il caso, non è il caso. Vediamo cosa gioca. Avevo già vinto da un quarto d'ora. Ok, Cuba. Va bene. Se in battaglia scegli uno, metti un segnalino +1/+1 su un artefatto, su una creatura verso il conto, trasforma per un combattrice bersaglio. The edge in this fight. Questo qui lo teniamo lì dov'è.
sparare insieme a uno di loro due. Va bene. Così. Non siamo certi di preservare l'imperatrice. Vediamo cosa gioca Lonely Boy. Il bevitore, resilia. Trasforma. Ok. Va bene tutto ciò. Va bene, tutto ciò, attacca con due. E attacca con uno solo. Meglio se attacca con uno solo. Direi decisamente meglio. Facciamo questo banalmente così. E siamo pacifici. Ok, allora, giochiamo. Uno. Due. Facciamo un piccolo samurai. Guards, to me. Che male non fa. E a questo punto facciamo qualcosa di questo tipo. 1, 2, 3, 4 del boss. E vediamo lui come la gestisce. Beh, sacrifica il famiglio in maniera tale che mi fa danno e si prende il punto vita. E va bene. Ma se tanto mi dà tanto, il prossimo turno è mort. Se tanto mi dà tanto. Meno che non esilia tutto. Ma non mi sembra il mazzo che abbia la possibilità di farlo. Te, guarda, ti nego anche questa gioia. Stai negata. Stai negato, Lonely Boy. Dai. Forza. E abbiamo vinto. Ok, perfetto. Va bene, non siamo riusciti ad essere impeccabili neanche in questa partita, ma quantomeno abbiamo portato a casa ciò che cercavamo già da due partite di ottenere. Porco cane, porca miseria. Vediamo cosa ci attende. Vediamo cosa ci attende nella speranza di andare oltre nella nostra scalinata alla settima vittoria, la salita Amazing Corsair. Amazing Corsair, bene. Non mi dispiace. Non mi dispiace. Giochiamo per primi, non mi dispiace per niente. Andiamo via di aggro. Speravo di portare a casa qualcosa che potesse darmi intimità, ma anche un bombardamento di piccole creature così rapido e veloce è qualcosa di gratificante. Un altro. Vabbè,
Sacrifichiamo una voce? Direi di sì. Ah, preferito un iniziato. Battaglia che diventa un 4-4, cautela e rapidità. Anche la terra è Germana. Direi che proprio non glielo facciamo sbloccare. Allora, tappata. Questo però quando attacca non tappa. Vabbè, gli facciamo il 2-2 a difesa. Per forza. Per forza. Dai, andiamo così. Però potrebbe andare anche più 1-1, eh? Non è che vediamo proprio per niente. Ma proprio per niente. Remember your training. Non è una brutta idea proprio per niente. Ok, qui siamo andati super aggressivi. Sto 8-8, quante creature fa fuori quando entra in campo? Ok, bene. Molto bene, direi. Perfetto. Ho capito l'andazzo. Cazzo, ci è voluta tutta questa velocità, questo rush, perché poi sarebbero stati veramente cavoli amari. Invece abbiamo fatto in tempo a dargli ciò che si meritava, a segargli le gambe, ragazzi. Gli abbiamo segato le gambe. Ok, dai, abbiamo ottenuto la terza vittoria. Andiamo verso la quarta. Ricordatevi che ottenere la quarta vittoria significa sempre che un mazzo è competitivo. E nel bene e nel male funziona. Poi, se come in questo caso sa essere divertente, non scontato per niente, e avere delle meccaniche anche piacevoli per chi insomma apprezza l'agro, tanta roba. Diciamo che con la quarta vittoria, un po' di divertimento e qualche meccanica, si arriva a valutarlo dal 7 in su, se vogliamo dargli un numero che indichi il suo potenziale, chiamiamolo così, che vada da 0 a 10, dal 7 in su. Niente male, niente male, anche perché la ministra con le due voci matchano, l'assenza ci fa da remover e poi più tardi l'imperatrice ci può fare la differenza. Avessimo iniziato a giocare noi sarebbe stato preciso. Oh, guarda che questo ci somiglia. Va bene, ministra. Fonderia. Questa non giochi null'altro. Vuoi dire che se lo tiene per l'assenza fatidica? Va bene, ne abbiamo due. Arrischiamoci comunque di fare. Se lo è nell'assenza, comunque ha un istantaneo. Secondo me. Se tanto mi dà tanto. Una creatura lampo. La katara del comando. La sacrifichi, distruggi un artefatto o un incantesimo. E ha lampo. Ah, ci prendiamo bellamente i nostri 3 danni. Senza dubbio, e gioca le partecipazioni che matchano con il veterano, mica da ridere. Allora, cazzarola, ci manca una terra che sarebbe importantissima avere. Sarebbe importantissima. Importantissima. Vabbè, dai, allora giochiamo la voce. Punto. Mettiamo a casa il nostro punto vita. E ci
riesco sempre a mettermi di non difendere per un'ulteriore mano in cambio di 5 punti vita del nostro avversario, non poter non difendere la katara. Come mai attacca con... Non capisco perché abbia attaccato con quel pistolino lì. E si prende un po' di carte. Eccola qua. Terra che aspettavamo. Allora, direi decisamente che giochiamo l'iniziato. Giochiamo l'iniziato. E facciamo in modo con la ministra di portare avanti la nostra tattica. Attaccare con entrambi. Sono ben 10 danni. Spettacolo. E terminare il turno. Sfruttiamo l'assenza. E Serafino il prossimo turno ci porta alla vittoria. Se tanto mi dà tanto. Se tanto mi dà tanto. Va bene. Va bene. Va a 10. E la convocazione. Quando entra nel campo di battaglia, guarda le prime 6 carte del tuo grimorio. Puoi rivelare fino a 2 carte creatura con il valore di mani pari o inferiore a X, dove X è il numero di creature che hanno convocato. Ok. E l'aggiungi al turno. Benissimo. Perfetto, perfetto, perfetto. È morto. Se tanto mi dà tanto, dovremmo essere riusciti ad abbatterlo. Ah, che stupido, vero? Non attaccato le due piccirite. Sto cavolo. Sto cavolo. Sto cavolo. Vedi che faccio sempre conti senza l'oste, come si suol dire. Va bene, allora, poco male, poco male. A questo punto facciamo così. Cerchiamo la vendicatrice. Facciamo... una cosa di questo tipo. E lì siamo arrivati a 4. E facciamo anche una cosa. Vabbè, scusa, prima attacchiamo, vabbè, ok. E ci sta. Ok. E poi l'iniziato lo possiamo giocare il prossimo turno nell'eventualità per fargli fuori la partecipazione. Vendicatrice è fortissima. È un dito nel sedere di chiunque voglia osare attaccare. Un po' di tutti vita, come al suo solito. Non ci dispiacciono più di tanto. Allora, giochiamo. La nostra classica tattica. Perfetto. Diamo un carissimo legame vitale, che però serve a poco, perché attaccando con 1, 2 e 3 vinciamo il match.
Quarta vittoria portata a casa. La Vendicatrice ha bloccato tutto e le due ragazzacce qua che abbiamo messo giù fin dall'inizio si sono pompate fino a diventare determinanti. Dai, quarta vittoria acquisita, dimostrato tutto il valore del mazzo. La quinta potrebbe insomma darci un'ulteriore soddisfazione, dovesse arrivare. Andiamo subito a testarla, andiamo subito a vedere se ne saremo capaci. Di nuovo ci ricorda che gli errori non esistono, i casi accidentali che fortunatamente fanno scoprire nuove strategie, ragazzi, nuove strategie. Tal 12, con il suo avatar che fa il segno della patonza, vabbè. Teniamo, giochiamo per primi. Vai, veterano, signor Lunarca. Tanto farà ciò che pestiera. Ok, va bene, perché no? Iniziamo a portare a casa un po' di punti vita. Mettiamoli da parte, va? Che male non fanno. E poi possiamo tranquillamente giocare a Serafino. Va bene, decido di far fuori lui. Preferisco forse. Legame vitale. Ah. Abbiamo tolto decisamente poco. Adesso è ora di fare una pescata che sia significativa. Ecco, non una terra, decisamente. Non una terra. Porco cane! Siamo qua in difficoltà perché non abbiamo pescato quel che serve. Ma con tutte le belle carte che ci sono nel mazzo da pescare, non è possibile che siamo ridotti così. Va bene, il genietto. Ogni qualvolta un avversario pesca la sua seconda carta, tu peschi una carta. Avrebbe avuto lampo. Lo sfrutta per attaccarci, va bene. Poco male. Nel nostro turno, che cavolo, però. Arrivederci. Quei tre punti vita lì come pesano, avendo giù solo i due veterani. Prendiamo i nostri soliti due punti danno. Negoziare. Allora, passa in rassegna tu trovi per una carta, esilia la faccia in giù, poi rimescola. Se questa magia è stata negoziata, puoi lanciare la carta esiliata senza pagare il suo costo di mana. Se il valore di mana di quella magia è pari o inferiore a 4. Se non è stata lanciata in questo modo, aggiungi la carta esiliata alla tua mano. Va bene. Ok. Implorare lo specchio. Vediamo cosa pensa di fare. Negoziare per sacrificare un artefatto mentre lanci. Adesso sparisce, ma prima che sparisce noi glielo seccheremo decisamente. Ma non è possibile, dai. È una congiura. Dai. Roba da non credere. Peccato perché doveva essere una buona partita, decisamente una buona partita, che invece, ahimè,
Ahimè, avanza poche speranze. Ma qui comunque, allora, bene, mi piace, mi fa piacere che sia così, perché si dimostra per l'ennesima volta in un video che tutti voi guarderete come Arena a volte si è buggato. Cioè, sto imballarsi di terre, sto, come si chiama, flood, chiamalo come vuoi, è veramente qualcosa di stupidissimo, che non ha senso, che non... No. E capita spesso. Adesso è arrivata la volta. Adesso è arrivata la voce. E ce ne facciamo veramente poco, ce ne facciamo. Porca miseria! Io e le migrature, non il mio cimitero. Questo adesso si prende 5 punti vita. Ah, no, la vista... Beh, io mi sarei dato... Vabbè, ognuno fa quel che vuole. Bene. Subisco i miei danni. Cosa devo fare mai? Shoulder. Poverino. Acquisizione. Un'altra terra. Arrivederci. Va bene, ragazzi, come avete visto abbiamo pescato 9 terre, situazione imbarazzante. Abbiamo sbagliato clamorosamente una partita, clamorosamente, e abbiamo ottenuto 4 vittorie che danno un minimo di contentino, ma non rispecchiano il potenziale vero di questo mazzo, ragazzi, non lo rispecchiano. Giocatelo, giocatelo, perché è bello, competitivo, divertente, e soprattutto, come mi piace sempre specificare, non è un mazzo scontato, non è il solito mazzo che tiri fuori dai 1000 siti che googoli best standard deck settembre 2023, no, lì non c'è. Quindi siate coraggiosi, siate diversi, godetevi questo splendido gioco e bestemmiate Magic Arena nel momento in cui vi fa pescare tutte quelle terre. Vi auguro una grandissima serata, una mattina, un pomeriggio, una notte, a seconda di quando avete visto il video. Qui è entrato anche save screen, perché l'ho fatta lunga. Sì, stasera la faccio lunghissima. Un abbraccio, ragazzi, 3 di 4 sono qua per voi.